Buongiorno, sono Maurizia Monari, sono socio fondatore di Nuvita. Oggi siamo in compagnia con il dottor Fausto Fiorile, che è presidente nazionale di AIO, Associazione Italiana Odontoiatri, e andremo a porre al dottor Fiorile alcune domande che riguardano la prevenzione orale per quanto riguarda i neonati e i bambini. Buongiorno, dottor Fiorile. Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta. Dottor Fiorile, parliamo di sigillatura dei solchi. Che cos'è e a che cosa serve? Molto interessante questa domanda, perché in effetti la sigillatura dei solchi è una delle azioni che vengono fatte dal dentista o dall'igienista tra le più efficaci per prevenire la carie. Diciamo che purtroppo la sigillatura dei solchi può essere fatta proprio solo ed esclusivamente in corrispondenza dei solchi dentali, dei molari e dei premolari, dei molaretti da latte o dei molari definitivi o dei premolari definitivi. I solchi cosa sono? I solchi sono quelle asperità che generalmente osserviamo guardando il dente dall'alto e che possono essere e che caratterizzano proprio la forma del dente e che possono essere più o meno profondi. Questi solchi, che spesso sono veramente anche molto, molto stretti, chiaramente più facilmente si possono sporcare. Quindi, nei solchi, più facilmente possono rimanere dei residui di zucchero, più facilmente possono rimanere dei residui di placca, possono annidarsi dei batteri. E quindi, col meccanismo che abbiamo conosciuto, batteri che si nutrono di zuccheri, che si riproducono, che producono acidi. Con questo tipo di meccanismo possono determinare la carie proprio in corrispondenza di quei punti. Chiaramente poi creando progressivamente una cavità che si approfondisce nel tessuto e che quindi poi può crearci grossi problemi. Ebbene, la sigillatura prevede proprio in una fase, diciamo, subito dopo l'eruzione di questi denti, quindi l'ideale per poter eseguire in modo, come dire, corretto e diciamo massimamente efficace la sigillatura, è proprio quella di poterla svolgere pochissimo tempo dopo il dente ha fatto comparsa all'interno della bocca. Quindi, all'interno di questi solchi vengono anzi prima puliti, detersi in modo molto, molto attento, vengono, diciamo così, preparati per poter far aderire una resina che liquida viene colata all'interno dei solchi, quindi quasi questa sigillatura, quasi questa resina liquida che generalmente ha un aspetto, diciamo, chiaro, quasi colore del latte, viene colata in minima parte, proprio appena appena per coprire il solco, viene poi progressivamente, successivamente indurita con una lampada polimerizzatrice. Quindi viene sostanzialmente colata all'interno del solco, creando una condizione anatomica completamente diversa. E in questo caso il solco non è più così profondo, e quindi la detersione può avvenire in modo molto, molto più semplice, molto più efficace e di conseguenza con minori effetti poi sull'incidenza della carie in queste zone. Là dove viene messa la sigillatura, di fatto possiamo dire che il dente non si caria più. È veramente molto, 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 molto efficace. Come dicevamo, naturalmente, la sigillatura all'interno dei solchi, se posizionata con le tecniche corrette, può rimanere poi all'interno del solco per tanti tanti anni e quindi continuare a svolgere il suo lavoro di prevenzione in prospettiva. Deve essere messa e generalmente si mette proprio sui primi molari permanenti che rompono attorno ai 6 anni e che crescono non sostituendo nessun dente dall'ante, ma subito posteriormente ai secondi molaretti da latte. Viene messa proprio perché in quella zona è ancora più difficile la pulizia. Immaginiamoci già una bocca piccolina del paziente, e un dente che cresce più grande, proprio in fondo, in fondo, in fondo. Ecco, quella zona è sicuramente più vulnerabile dal punto di vista dell'possibile insorgenza di carie. E quindi, a maggior ragione, la sigillatura diventa un presidio di prevenzione estremamente importante. Dicevamo, viene messa nei primi molari e poi generalmente viene messa nei secondi molari permanenti che rompono intorno ai 12-13 anni. Quindi un sistema semplice,
indolore, come si suol dire, economico, efficace per svolgere un'azione di prevenzione importante. Poi però quello che dobbiamo considerare è che una volta messa la sigillatura non è che possiamo metterci a fare gli impacchi con la Nutella del nostro dente, cioè il nostro dente ha altre superfici e che con i meccanismi che conosciamo ovviamente può essere intaccata dall'azione degli acidi prodotti dai batteri e quindi essere anche lì soggetta a decalcificazione, quindi processi cariosi. Quindi attenzione, la sigillatura aiuta a prevenire la carie nel punto dove più facilmente insorge questa carie, ma per poter prevenire e quindi mantenere integra la salute del dente, dobbiamo accanto alla sigillatura continuare a lavorare con le corrette manovre di igiene orale, con le corrette ovviamente istruzioni di igiene alimentare e con i controlli periodici dal dentista in modo da eventualmente intercettare precocemente ogni processo di decalcificazione anche iniziale che si dovesse evidenziare. Bene, parliamo ora di denti storti, malocclusioni e ciuccio. Sono tre argomenti che a volte sono collegati. Partiamo dal presupposto che del ciuccio non bisogna abusarne, che è sicuramente uno strumento che può aiutare a rilassare il bambino, ma che allo stesso tempo non deve andare ad influire su quello che è il naturale sviluppo della sua bocca. Ecco, qual è il suo pensiero da specialista proprio sull'argomento ciuccio e quanto il ciuccio può influire sullo sviluppo corretto della bocca? Come ha già giustamente detto lei, le funzioni del ciuccio le conosciamo, no? Spesso servono proprio per consolare il bambino, per aiutare il bambino, ma diciamo anche per aiutare i genitori magari a gestire meglio il piccolo bambino. Il ciuccio è un modo anche per il bambino di consolarsi, di coccolarsi e quindi anche di, come dire, tranquillizzare il bambino. Però è anche vero che il ciuccio che si interpone tra i denti, tra gli incisivi e che alloggia, diciamo, nel palato, può esercitare spesso invece, o concorrere meglio, potremmo dire, ad esercitare delle forze che possono influenzare anche i processi di crescita, soprattutto della zona più avanti del palato del piccolo paziente. Quindi il ciuccio può creare le condizioni che portano alla crescita di un palato tendenzialmente più strettino, oppure può concorrere a, diciamo, spostare i denti verso l'avanti, quindi a renderli più protrusi, si dice in termine tecnico, ma a renderli più sporgenti e quindi a conferire naturalmente all'anatomia, alla forma delle arcate, diciamo, un aspetto che non è quello corretto. Conseguenza del fatto che spesso magari ci possono essere per azione del ciuccio delle deformazioni, mettiamole in questi termini, dell'anatomia delle arcate, ci possono poi essere dei problemi di incastro dei denti, di ingranaggio dei denti e di conseguenza possono praticamente insorgere delle malocclusioni che progressivamente possono, diciamo, diventare più complicate da correggere e soprattutto compromettere la corretta funzione masticatoria e non solo masticatoria della bocca del bambino. Quindi il ciuccio, che naturalmente è, come dicevamo, un grosso ausilio, è uno strumento che deve essere, può essere utilizzato per un periodo molto limitato nel tempo. Noi consigliamo assolutamente di togliere l'abitudine del ciuccio attorno ai 2 anni, massimo 2 anni e mezzo, facendo ovviamente molta molta attenzione a che il ciuccio non venga sostituito dal dito, che è diciamo, un fratello gemello del ciuccio, spesso addirittura più dannoso, perché mentre il ciuccio lo possiamo togliere, il dito spesso diventa, come dire, un pochino più problematico da togliere, ecco, rispetto al semplice ciuccio. Quindi se vogliamo che l'anatomia, che vogliamo che la crescita sia veramente equilibrata, il ciuccio andrebbe tolto come abitudine dal bambino prima possibile. Con il ciuccio anche l'utilizzo del biberon. Dobbiamo, questo purtroppo molte mamme magari non lo vorrebbero, però dobbiamo far crescere il bambino anche in questi piccoli aspetti, quindi negli aspetti che riguardano proprio la masticazione e la deglutizione, già nei primi anni di vita. Quindi dobbiamo abituarlo
a cibi di una certa consistenza, a bere il latte o i liquidi con un bicchiere, con una tazza, quindi a progressivamente educarlo ad una corretta funzione della lingua, dei muscoli e naturalmente dell'apparato masticatorio. Quindi il ciuccio teniamolo, ma ricordiamoci che abbiamo un tempo massimo all'interno del quale noi dobbiamo poi piano piano, come dire, pensare a qualcosa di alternativo. Spesso il gioco, anche con il bambino, coinvolgendolo proprio dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista emotivo, può aiutarci molto nel togliere questa abitudine. Un sacco di genitori mi raccontano, che magari erano terrorizzati dall'idea di pensare, a come fare a togliere il ciuccio del bambino, mentre invece poi parlando semplicemente col bambino, magari raccontando che arriva la fatina o qualcuno che si porta via il ciuccio, in realtà il problema si è risolto o si può risolvere in modo molto più semplice. Ripeto, spesso il coinvolgimento del bambino, che è, diciamo così, una persona che pensa ed ha una capacità di elaborazione del pensiero molto, molto, molto raffinata e molto più raffinata spesso di quanto noi pensiamo, può esserci veramente di grande aiuto. Quindi chiediamo una corresponsabilità anche nel piccolo bambino nel fare questo tipo di manovre, una sorta di alleanza che noi dobbiamo creare fin dall'inizio, anche con e soprattutto con lui, proprio per aiutarlo e per aiutarci tutti a, diciamo, indirizzarlo verso corrette abitudini, corrette manovre e quindi in prospettiva una salute, della bocca, completa. Cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo che il nostro bambino ha un dentino storto o sta crescendo un dentino storto? Dobbiamo correre subito dal dentista? Non ci dobbiamo preoccupare perché magari è il dentino da latte? Qual è il suggerimento che ci può dare in questa situazione? Allora, il dentino storto è in effetti spesso uno degli elementi che allarma molto i genitori, la mamma soprattutto. Allora, in realtà, dare una risposta, che abbia un significato a questa domanda, e che valga in tutte le situazioni è veramente molto molto difficile, perché il dentino storto può essere semplicemente, cioè può essere un problema banale, ma può essere anche invece l'indicatore di un problema ben più importante. Quindi, di fronte a un dentino storto, la cosa più semplice e diciamo migliore da fare è quella di chiedere consiglio al dentista. Meglio ancora, prima parlavamo di diciamo, odontoiatra pediatrico, e in questo caso parliamo di ortodontista, cioè meglio ancora chiedendo consiglio allo specialista odontoiatra che si occupa proprio delle problematiche occlusali e quindi delle malocclusioni, perché è solo l'indicazione del professionista, dello specialista, che ci può far capire se si tratta semplicemente di un problema banale, che magari spesso si risolve anche da solo, o in realtà questo dentino storto o dentini storti rilevano invece una situazione magari diversa, più complicata, che deve essere magari anche trattata già in tenera età. Quindi su questo tema il consiglio è sempre quello: teniamo un filo diretto con il nostro professionista di fiducia, con il nostro dentista di fiducia, perché è proprio attraverso il confronto con lui, con il team dello studio, che possiamo trovare le risposte ai nostri quesiti. Per fortuna, molto spesso le problematiche sono di più facile risoluzione rispetto a quello che può pensare il genitore, soprattutto se poi noi intercettiamo precocemente eventuali disfunzioni, eventuali malocclusioni, eventuali problematiche che riguardano anche l'occlusione, quindi i cosiddetti denti storti. Il tema della prevenzione passa anche proprio attraverso questo passaggio, cioè il passaggio di creare un rapporto costante e di fiducia con il proprio professionista per fare insieme un percorso. Il percorso è un percorso che facciamo dalla donna in gravidanza fino ad arrivare al giovane adulto o quasi adulto di 14-15 anni che finalmente ha in bocca tutti i 28 denti, non consideriamo i 4 del giudizio, che dovrebbero essere in bocca allineati,
in occlusione corretta e soprattutto in funzione corretta. Ecco, questo è un percorso anche piacevole perché chiaramente diventa molto più facile trattare, come dicevamo, le eventuali problematiche se li intercettiamo e quindi se le prendiamo all'origine, ma soprattutto è possibile trattarle meglio. Trattarle con meno dispendio di energie e meno dispendio economico, obiettivo che naturalmente genitori e professionisti hanno ben presente per i propri pazienti gli uni e per i propri bambini gli altri. Dottore, c'è una cosa che succede abbastanza spesso, ed è una cosa che preoccupa anche i genitori. Succede che magari i primi dentini da latte spuntano e proprio il bambino cade e si spezza un dente. Cosa dobbiamo fare in una situazione di questo genere? Ci dobbiamo spaventare se il nostro bambino si è spezzato un dente? Qual è la prima azione che possiamo mettere in atto? Sì, in effetti quello del traumatismo dei denti, soprattutto appunto nei primi anni, ma anche successivamente, è una delle problematiche che spesso si presentano in modo anche drammatico e che il genitore deve affrontare per poi essere problematica risolta dal professionista. Allora, diciamo che dobbiamo distinguere innanzitutto a grandi linee le problematiche o i traumatismi che riguardano la dentizione da latte rispetto ai traumatismi che invece interessano la dentizione permanente. Quindi capita in effetti molto spesso, la cosa molto frequente che accade è che il bambino nel momento in cui incomincia a camminare, incomincia a muoversi, magari in un modo non perfettamente coordinato o comunque assolutamente coordinato, ma vivace, vada incontro ad un trauma, ad un trauma che può essere legato alla caduta a terra, che può essere legato allo scontro con un oggetto, e naturalmente un trauma che può essere più o meno grave. Anche in questo caso, ogni qualvolta si verifichi un episodio di questo tipo, quindi un traumatismo, anche apparentemente semplice e banale, il consiglio è quello di rivolgersi per un consiglio, per una visita anche veloce al proprio professionista, perché solo l'analisi e soprattutto diciamo così, il racconto del genitore che può far capire al professionista se siamo di fronte ad un evento traumatico importante oppure ad uno dei probabili tanti eventi traumatici che nel corso della crescita e dello sviluppo il bambino potrà subire. È chiaro che invece le situazioni evidentemente più drammatiche che si possono verificare per quanto riguarda i traumatismi vanno intercettate anche in questo caso in modo molto, diciamo, molto lucido da parte dei genitori, perché il traumatismo può essere legato ad una sbeccatura di un dente. Può essere legato addirittura invece al movimento di un dente, quindi un traumatismo che provoca proprio una lussazione, si dice in termine tecnico, quindi uno spostamento dal suo alloggiamento di uno o più denti, fino addirittura ad arrivare, stiamo parlando sempre della dentizione da latte, in qualche, per fortuna, raro caso, anche all'avulsione completa dell'elemento dentale. Ecco, in tutte queste situazioni, quello che noi chiediamo sempre al genitore è di essere estremamente freddo, paradossalmente, no? Anche se naturalmente coinvolto emotivamente. Quindi la cosa migliore da fare in quei casi, nel momento in cui c'è un traumatismo con addirittura la perdita del dente, è recuperare l'elemento e metterlo in una soluzione salina o in una soluzione fisiologica o al limite anche in un contenitore con del latte e rivolgersi quanto più velocemente possibile dal proprio professionista di fiducia. Meglio ovviamente il professionista di fiducia rispetto a un pronto soccorso, più che altro perché non frequentemente, anzi abbastanza infrequentemente, all'interno dei nostri pronto soccorsi, pur estremamente ovviamente efficaci nel risolvere tutta una serie di problematiche, magari non esiste il professionista che si occupa appunto del cavo orale, quindi non esiste il dentista e di conseguenza magari quel tipo di situazione diventa un po' più difficile ad essere trattata. Quindi il consiglio è quello di rivolgersi al proprio professionista,
Proprio perché è in questo modo che è possibile intercettare e quindi risolvere in modo adeguato anche il traumatismo che si è verificato. Stiamo parlando appunto di denti da latte, in realtà molto spesso i traumi possono interessare i denti permanenti e addirittura possono interessare i denti permanenti soprattutto nei bambini, nei ragazzi, dove esiste una malocclusione. Pensiamo ad esempio alla presenza di denti fortemente sporgenti, quindi quando sono presenti appunto malocclusioni, noi le definiamo malocclusione di classe 2, quindi con i denti superiori proinclinati verso l'avanti, è chiaro che un trauma più facilmente può essere causa di rotture del dente più o meno articolate, più o meno importanti, o addirittura di, come dicevamo prima, lussazioni, quindi spostamenti fino ad arrivare alla lussazione completa dell'elemento dentale, chiaramente traumi estremamente importanti. Quindi anche in quel caso dobbiamo cercare di rimanere estremamente lucidi, nel caso di fratture, recuperare se possibile il frammento per posizionarlo in una soluzione salina o una soluzione, diciamo così, o in acqua o nel latte, o l'elemento dentale in caso di avulsione completa dell'elemento, cioè in caso di proprio uscita dal proprio alveolo, dalla propria sede dell'elemento, e ovviamente recarsi più velocemente possibile dal proprio dentista di fiducia, perché in quei casi è chiaro che il tempo che intercorre dal trauma alla terapia, quindi a quello che noi faremo, spesso è la chiave di successo di un intervento piuttosto che diciamo così, l'insuccesso di quell'intervento stesso. Quindi una gamma, diciamo, abbastanza importante di situazioni che devono essere affrontate rivolgendosi immediatamente al professionista. Esistono, per la verità, delle condizioni particolari. Pensiamo a chi pratica alcuni sport di contatto, il pugilato, il karate, ma anche lo stesso calcio, no? Il gioco del calcio, che possono più facilmente chiaramente predisporre questo tipo di traumi. Ecco, in quel caso un'azione di prevenzione intelligente è quella di costruire in modo individualizzato e customizzato per i ragazzi degli apparecchi, dei paradenti, degli apparecchi che vengono costruiti proprio generalmente con più strati di materiale, che hanno questa azione di attutire, quindi di distribuire l'eventuale forza del trauma non su un singolo elemento o su due elementi dentali, ma su una superficie più ampia, riducendone ovviamente gli effetti. Bene, grazie dottor Fiorire, dei preziosi consigli e anche per aver allargato un pochino l'argomento che riguarda i traumi, anche perché spesso e volentieri ci troviamo impreparati e non sappiamo bene come comportarci. E come dice giustamente lei, più siamo informati, più siamo in grado di risolvere le situazioni e trovarci anche in una condizione psicologica abbastanza fredda per poter mettere in atto già le manovre adatte. Abbiamo visto ultimamente che ci sono in commercio degli spazzolini un po' particolari, quindi oltre a trovare in commercio gli spazzolini classici, tradizionali, manuali, con varie setole, varie forme e dimensioni, gli spazzolini elettrici con lo stesso, diciamo così, con la stessa offerta, ma abbiamo visto, soprattutto per provenire dal Far East oppure dal mercato americano, alcuni spazzolini da denti a forma di U, come fossero delle specie di dentiere, di morsi da mettere in bocca e che dovrebbero svolgere una funzione di pulizia dei denti. Possiamo equiparare una pulizia dei denti fatta con questo tipo di spazzolino a un tipo di pulizia classico che siamo abituati a fare con uno spazzolino manuale e uno spazzolino elettrico? Bella domanda. Allora, innanzitutto dobbiamo considerare che se vogliamo veramente fare in modo che le manovre di pulizia siano efficaci e che quindi rimuovano la maggior quantità di placca, che è, diciamo, quella deposito che si fissa sulla superficie dei denti, e quindi di biofilm, e quindi di batteri, e quindi di residui
zuccherini dalla superficie dentale, dobbiamo impegnare del tempo. Quindi quello che conta, il risultato di una corretta manovra di igiene orale è questo, è la perfetta pulizia delle superfici dentali, di tutte le superfici dentali, dalla presenza di residui alimentari zuccherini e naturalmente quindi indirettamente di batteri. Per poter fare queste manovre, gli strumenti che tradizionalmente noi utilizziamo sono gli spazzolini dentali. Spazzolini che possono essere manuali e che possono essere elettrici. Non dimenticando però che uno degli elementi fondamentali per essere efficaci nella pulizia è l'attenzione che noi mettiamo in queste manovre e, diciamo così, l'accuratezza abbinata al tempo di esecuzione della manovra che noi poniamo quando ci dedichiamo alla pulizia dei denti. La pulizia dei denti è un momento importante, io direi quasi introspettivo. Io lo uso ad esempio molto, siccome per pulire bene i denti ci vogliono 4-5 minuti e non bastano il minuto, diciamo così, che forse quando va bene ci dedichiamo alla nostra pulizia dei denti, lo utilizzo proprio per programmare ad esempio la giornata successiva. Quindi prendiamoci del tempo per curare la nostra salute attraverso i sistemi, ripeto, che più ci piacciono. Ad esempio, lo spazzolino elettrico è sicuramente uno strumento che ci può semplificare molto, le nostre manovre di igiene orale e quindi può migliorare la qualità. Ci sono proprio studi che dimostrano, come l'utilizzo dello spazzolino elettrico, sempre, ripeto, con grande attenzione, con tempi adeguati. E quindi non con superficialità possa essere più efficace nel rimuovere la placca da tutte le superfici dentali. Però, ripeto, gli studi si riferiscono a prodotti che appunto noi conosciamo da anni, vale a dire spazzolini manuali e spazzolini elettrici che possono essere sonici, che possono essere con tecnologia rotoscillante. Ecco, certo è, ed è comprensibile anche che questo avvenga, che spesso l'industria propone magari delle soluzioni che sembrano anche miracolose. Quello che noi, a noi piacerebbe è che qualcosa magari di veloce, di invisibile, di che ci impegni anche poco, ci risolva completamente anche il problema della pulizia. Siamo sempre alla ricerca di una soluzione magica che purtroppo da professionista devo dire non è ancora in commercio. Quindi, nella fattispecie, il prodotto a cui lei fa riferimento, l'ho visto anch'io su internet, è un prodotto che dovrebbe, diciamo così, creando delle vibrazioni sulla superficie dei denti, rimuovere, la placca. In realtà, la verifica che diciamo la placca sia rimossa, generalmente la fa il professionista, ma può tranquillamente anche farla in modo molto accurato il paziente, ascoltandosi, ispezionando con la lingua la superficie dei denti, perché delle superfici pulite generalmente sono delle superfici lisce, e quindi anche in quel caso, quello che conta è quello. Proviamo a usare questo dispositivo e a vedere se le superfici dei denti sono lucide, sono perfettamente pulite, oppure in realtà si tratta solo di una, come dire, proposta commerciale che non trova magari risposte da un punto di vista scientifico circa l'efficacia. In ogni caso, questo per dire che dobbiamo dedicarci del tempo, dobbiamo imparare a capire che la salute in generale, e non solo la salute della bocca, richiede il nostro impegno. Richiede il nostro impegno negli atteggiamenti, richiede il nostro impegno nell'assumere abitudini virtuose piuttosto che abitudini scorrette. Richiede il nostro impegno nel tempo e nel rigore e nella disciplina che noi dobbiamo dedicare al mantenimento della nostra salute. Mantenere una corretta salute della bocca significa mantenere o comunque indurre anche al mantenimento di una salute più generale. Dedichiamo del tempo alla nostra bocca, dedichiamo del tempo alla salute delle nostre gengive e oltre che risparmiare anche un bel po' di denaro, saremo anche pronti nell'affrontare il nostro futuro dal punto di vista dell'equilibrio della salute orale.
Bene, grazie, grazie dottor Fiorile per i preziosi consigli e le precisazioni. E noi vi diamo appuntamento ai prossimi incontri che faremo sempre in collaborazione con il dottor Fiorile. Porteremo avanti i discorsi che riguardano la prevenzione orale e andremo ad approfondire argomenti che possono interessare sia mamme in gravidanza che bambini. Per cui vi invitiamo a stare in contatto con noi attraverso i nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube. Ci trovate come Nuvita Baby. E di nuovo, grazie dottor Fiorile. Ricordiamo che il dottor Fiorile è specialista in odontoiatria, nonché presidente nazionale dell'Associazione Italiana Odontoiatri. Per cui seguiteci per ascoltare i suoi preziosi consigli nelle prossime puntate e a presto. Grazie ancora, dottor Fiorile, a presto. Grazie a voi, grazie a voi.